Ottavi di finale, passati alla grande. Così io riposo un po' la voce. Sì, dobbiamo vedere adesso come passeremo, come primo o come sicuramente, molto importante. Vittoria pure oggi fantastica. Sei proprio in difficoltà, hai urlato come un pazzo. Purtroppo tre gol. Speriamo che per le fasi finali avrai la voce, perché quelle che quando contano tocca vedere. Col Galles posso riposarmi. Sì, comunque ti devi riposare, abbiamo bisogno di un guru al 100%. Al top, sì, siamo passati. Altra grande vittoria, secondo tempo fantastico come il primo. Vittoria mai in discussione, un Locatelli fantastico, una doppietta pazzesca. Abbiamo subito un tiro in porta. Sì, è la notizia, però bene, 0 gol subiti in 2 partite, doppio 3-0, che dire, insomma. Perfetto. Quasi... Non si ricorda una nazionale così, pensando, non so, a Italia-Nuova Zelanda, Italia-Paraguay, Italia-Costa Rica, alle cose schifose che abbiamo visto. Italia-Svezia, le cose che abbiamo visto negli ultimi anni, veramente vedere una nazionale così... Bello. Adesso sei sicuro, quando vedi la nazionale comunque gioca così e gioca, e la maggior parte delle partite adesso le vince tutte. Poi certo, gli avversari non sono ancora top, però non è così scontato, perché comunque il Portogallo ha vinto 3-0 negli ultimi minuti, la Spagna ha fatto 0-0 con la Svezia. Quello è un po' l'emblema. Cavolo, perché comunque la Svizzera non è inferiore alla Svezia. No, il livello è quello. È quello il livello. Però bisogna annientarle, ed è quello che sta facendo questa nazionale. Unica pecca, l'infortunio di Chiellini. Speriamo non sia nulla di grave, perché veramente peccato, conteranno le partite, certo, uno come Chiellini serve. Però c'è da dire che la nazionale comunque ha una rosa anche in difesa, comunque tra Acerbi, Bastoni, ci sono anche giocatori che possono sopperire all'assenza di Chiellini. Però certo, speriamo si sia fermato in tempo. Sì, dicono quando, di sì. Quando sembra è uscito, di... comunque non sembrava. Era in controllo, quindi magari intelligente, ha capito. Beh, l'esperienza, quello serve. 37 anni, insomma, qualcosa serve. Quindi nazionale fantastica. Ora, in base al primo o secondo posto, si deciderà da quale parte del tabellone andare. C'è l'incognita Francia, perché anche in base al primo o secondo posto della Francia, qualora dovesse arrivare primo o secondo, sarebbe meglio... determina dove andrà, dove, se viene dalla parte nostra o da là. È un peccato, l'unica pecca è veramente che saremo i primi a scoprire dove noi andare nel tabellone, quindi non possiamo fare calcoli con il Galles. Certo. Vedremo come va. Tanto turnover, spero, sicuramente. Tanto turnover, Belotti dentro, Chiesa dentro, Emerson, Bastoni, Toloi, a centrocampo Pessina, insomma, tutti, Cristante, tutti dentro. Un'altra squadra, perché comunque i ragazzi si devono riposare. Fondamentale anche per questo. Tutti ci dobbiamo, anche noi tifosi, anche dobbiamo riposarci. Col Galles teniamoci la gola bella tranquilla, sì. E poi siamo pronti per gli ottavi di finale. Esatto. Chiunque affronteremo, si dovranno preoccupare gli altri. Non... Soprattutto gli altri, sì. Perché allora l'Italia, qualora dovesse arrivare prima, affronta la seconda del girone C, quindi del girone di Olanda, Ucraina, Austria e Macedonia. E al momento è l'Olanda, perché l'Austria con i gol è avanti. Sì. Penso lo vinca l'Olanda, speriamo, perché altrimenti Italia e Olanda subito agli ottavi. Speriamo in un ottavo morbido. Sì. Un ottavo morbido. E poi, qualora noi primi, seconda all'Ucraina, mettiamo l'Austria, poi andiamo con la prima del girone B, quindi presumibilmente il Belgio, e già il quarto lì sarebbe bello tosto. Già sarebbe... Però il quarto di finale. Però intanto ci pensiamo. Noi siamo già qualificati. Sì, intanto sì. Siamo già qualificati. Siamo già qualificati e vediamo se gli altri saranno bravi quanto noi a mantenere a rispettare i pronostici, a vincere da favoriti, che non è così scontato. No, anche perché poi questa sosta di... ormai tanti giorni per i titolari di oggi che si possono riposare, cavolo, è un dettaglio non indifferente, molto importante. Migliore in campo Locatelli. Senza dubbio Locatelli, anche immagino. Peggiore in campo invece, peggiore Insigne, diciamo, il meno Insigne positivo. È stato un po', diciamo, poco attento in certe situazioni, scelte un po' discutibili,
però comunque ha fatto una gran bella partita contro, contro la Turchia. Ci può anche stare una partita un concordo po'. Berardi molto bene, Berardi molto bene, assist del primo gol. Concordo con Insigne. Vorrei sottolineare la prova di Di Lorenzo, bravo, mi è piaciuto sia quando è entrato la scorsa partita che questa. Nel complesso, secondo me, giocatore migliore di Florenzi, almeno in quel ruolo, molto più del ruolo, molto più fisico. Bene, bene, bene. Tutti. Nulla da dire a questa nazionale, anche a Donnarumma che ha fatto una buona parata per salvare il clean sheet, il secondo consecutivo. Forza Italia, forza, forza Azzurri. Ovviamente video su Italia Galles, sui pronostici del maestro, sempre presenti. Sempre presenti, e poi carichi, carichi per questo ottavo di finale, lì facciamo sul serio veramente. Ciao a tutti, ciao. Amici, ciao ciao.